la tigre del far web che gioca a Minecraft con quel volume che c'è. 43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo video o vlog. Oggi vi parlerò ancora una volta del Minecombat 2, il server pubblico di Minecraft aperto da noi, è aperto sia Premium che ASP, ormai tanti lo conoscono, tanti altri magari no, trovate tutto dettagliato nella descrizione. Il server è offerto da gamehosting.it, come già sapete. Noi non paghiamo nulla, è offerto gratuitamente e soprattutto ci tengo a dire che non guadagniamo nulla da Gamehosting, per cui se vi serve un servizio di TeamSpeak o server dedicati o server di Minecraft o di altri giochi eccetera, se voi andate a acquistarlo da Gamehosting tramite il mio link, io non guadagno nulla perché non è un referral friend ma è un link comune di un sito. Detto questo, allora adesso vorrei ringraziare Raffaello di Gamehosting appunto, perché ci ha invitato a Milano, nella sede di Milano, nella loro sala dati, perché tutti ormai conosciamo il server o vediamo tutorial di server su come si crea un server, su come si setta un server o che cos'è un server di Minecraft, ma cos'è realmente un server fisico? Il server fisico, cioè il server di Minecraft, è una macchina, un computer messa in una sala dati che ora vi farò vedere. Ho mandato lì i miei inviati qui a Kimbo e ragazzi, entrare là dentro è stato difficile perché Raffaello ha dovuto chiedere permessi sui permessi, è una zona privata e altamente tenuta bene, per cui è impossibile entrarci, ma noi ci siamo riusciti grazie a Raffaello, grazie alle richieste, grazie alle domande che ha fatto, abbiamo avuto l'ok e siamo andati lì. Vai Quit. Tutti in discoteca con Luke, se si incazza è peggio di Hook, non gli toccare la sua sigaretta, giro di vodka inizia la festa. Tutti in discoteca con Luke. Ciao Luke, siamo qua con Lorenzo di Gamehosting. Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi. E siamo venuti per vedere il montaggio della nuova RAM, il nuovo processore al Minecombat. Esattamente, stiamo parlando di un processore, un 73770K. Non è ultimissimo modello, però comunque il socket è quello del server, quindi cambieremo quel processore e aggiungeremo 16 GB di RAM al server per portarlo a un totale di 24 GB attualmente. Tanta roba, assolutamente. Tanta roba. Andiamo a vedere il montaggio allora. Andiamo a vedere il montaggio. Andiamo a vedere ragazzi. Il rack, cazzo. Cazzo. Oh, no. Nel prossimo video, vi chiedo scusa per l'audio, ci sarà un fracasso assurdo di sottofondo, ma non possiamo farci nulla perché dentro quelle sale ci sono degli impianti di raffreddamento che escono dal pavimento, come mi ha raccontato Akimbo, perché si vedrà nel video che trema, e fa un freddo boia perché tutti i server devono mantenere un raffreddamento stabile, con una temperatura stabile, mi sembra intorno ai 23 gradi per server. Vi mando il video. Bella ragazzi, questo è il rack dove c'è tutti i server del Gamehosting e uno di questi è il Minecombat. Ancora io non so quale sia perché per me sono tutti uguali, non sono un tecnico tutto. Comunque sia, volevamo farvi vedere un po' la cosa completa e poi vi faremo vedere il montaggio del processore e delle RAM. Dodge marchiata 01, viva i Duke, freccia per azzardo con la sua punto gialla Luke, stereo a palla e cellulare fisso su Facebook. Ok ragazzi, abbiamo trovato il Minecombat, è quello spento. Sei troppo vicino, aspetta. È troppo? Questo? Oh, ok. Ecco il nostro server. È questo qua. Ci dimentichiamo sempre di fare una cosa, però. Cosa? Staccare i cavi. E questo qua è il server del Minecombat. Finalmente l'abbiamo trovato. E potremo fare tutta la rimozione e sostituzione dei pezzi. So che lo sto dicendo 4 volte, però è un problema. È una figata sola, stiamo congelando. Ciao ragazzi, vedete? Bella! Bella! Stiamo congelando come il polaretti qua dentro. Beh, ne vale la pena, è una figata sola ragazzi.
la YouTube. Rapine a mano armata, picchi e scassi in payday. Lo chiamano il pistola, prende il nome da John Wayne. Guerrieri e maghi scappano se entra in World of Warcraft. I creeper si inginocchiano se gioca a Minecraft. 43-16, il numero perfetto, il marchio del successo. 43-16, non ti fermare, il vero shock inizia adesso. Ciao a tutti ragazzi, adesso stiamo montando i banchi di RAM. Prima ci siamo sbagliati di una piccola cosa, abbiamo calcolato che avevamo 4 banchi da 4 giga di RAM per un totale di 16, aggiungendo due banchi da 8 raggiungevamo la quantità di 24. In realtà, fortuna ha voluto, beccate 32 giga di RAM ragazzi. Yay! Yay! Ed eccoci qua. Per smontare un processore c'è bisogno sempre di un'estrema delicatezza, in quanto qua sotto ci sono i pin. E mai toccare qua sotto i pin, perché c'è il rischio di danneggiamento, anche questi. Appoggiamo il processore in un luogo sicuro e adesso andiamo a montare quello nuovo, che è un i7-3770K. Rapine a mano armata, picchi e scassi in payday. Lo chiamano il pistola, prende il nome da John Wayne. Guerrieri e maghi scappano se entra in World of Warcraft. I creeper si inginocchiano se gioca a Minecraft. 43-16, il numero perfetto, il marchio del successo. 43-16, non ti fermare, il vero shock inizia adesso. Qua come possiamo vedere montiamo un SSD a GDD3 della OCZ da 128 giga. Processore dissipatore montato, processore cambiato. Ragazzi, siamo pronti per chiudere il server. Perfetto. E con questo concludiamo questa visita da Game Hosting. Ringraziamo Lorenzo. L'avventura Game Hosting. Ringraziamo Lorenzo che ci ha upgradato il server. Ringraziamo ovviamente Game Hosting e Legnateliuk. Grazie anche a te Quit. Grazie Quit, grazie a Kimbo per essere andati lì. Io non ho potuto ragazzi, anche perché è lontano da casa mia e poi per i problemi per questioni di lavoro e famiglia eccetera non sono potuto andare, per cui ringrazio di cuore Quit e Kimbo di essere andati lì a posto mio. Ringrazio Raffaello di Game Hosting per averci dato questa possibilità e ringrazio soprattutto Lorenzo per averci dato una mano. Lorenzo fa parte di Game Hosting, per averci dato una mano a upgradare questo server. Per cui sì ragazzi, vi ripeto, il Mine Combat 2 passa da un i5-3770K ad un i7-3770K e da un 16 GB di RAM a un 32 GB di RAM, per cui raddoppiamo gli slot. Il Mine Combat è ufficialmente aperto, spero vada tutto bene ragazzi. Sapete che io ho aperto un sacco di server poi sempre chiusi, non per colpa mia ma per colpa di altre persone. Speriamo questo vada avanti. Un ringraziamento di cuore ragazzi grossissimo va a tutto lo staff Mine Combat, sia per il TS pubblico, il quale vi dico, per chi non lo sapesse, abbiamo sì anche un TS pubblico, uno dei più grandi d'Italia, sia di slot che di utenza.